Siamo qui alla Granda, è un po' che volevo fare questa intervista, poi quando ho visto che il dottor Sergio Gabbaldo, che è il patrone, il direttore del consorzio della Granda e diciamo parte ovviamente dell'associazione, quando ho visto diciamo sul sito web dottor Sergio Gabbaldo Buiatra, allora ho detto cerco di fare assolutamente questa intervista e gli chiederò anche, gli ho chiesto il privilegio di poterti dare del tu, visto che poi alla fine noi siamo colleghi. Siamo colleghi. Siamo andando poi in onda su Ruminanzia, quindi che è il nostro settore. Quindi niente, ho chiesto a Sergio Gabbaldo innanzitutto vogliamo capire bene che cos'è questa iniziativa che è già nata nel 1996, quindi è passato un po' di anni. Io vi do qualche piccolo dato. Questa associazione, che è anche un consorzio, raccoglie circa 75 allevatori di bovini di razza piemontese, c'è un disciplinare, ha degli obiettivi ben precisi che comunque io chiederei a Sergio Gabbaldo. Che cos'è la Granda di Fossano? La Granda di Fossano, perché dovevamo dare un nome e andare a fare il Salone del Gusto e ho pensato alla provincia di Cuneo, che si chiama la provincia Granda, e quindi la Granda era per rappresentare un territorio. Contemporaneamente questo è nato proprio in quegli anni, poco prima che poi scoppiasse di nuovo la questione di Mucca Pazza, ma era legato al fatto che stavano scomparendo le cascine tradizionali da noi, dove c'era l'allevamento che faceva nascere il vitello di razza piemontese, perché il mercato diceva che ormai era tutto vecchio, che avremmo importato gli animali allora dalla Francia, poi dai paesi dell'est o dal Sud America, che la zootecnia da noi era inevitabile che sarebbe scomparsa. E per me da Buiatra sembrava veramente non solo perdere la zootecnia, perdere gli animali, ma era perdere una questione proprio di cultura, di storia. Il nostro territorio è stato ed è rappresentato da loro, perché sono loro che lo tengono vivo. Dalla pianura alle montagne, se non ci fossero gli allevatori, gli agricoltori sapienti, noi non avremmo questo territorio. Quindi è stata diciamo un'idea nata in tempi non sospetti, perché è adesso che si sta parlando fortemente diciamo di riqualificare le produzioni animali, di essere un pochino più attenti a quelle che sono le esigenze dei consumatori desiderate, quindi all'epoca era un'iniziativa fortemente innovativa. Sì. Quando decollò però effettivamente, cioè quando hai potuto riscontrare un interesse forte del consumatore? Beh, questo allora ha avuto due grandi opportunità nella vita. La prima, siamo partiti anzitempo perché ero tra gli iniziatori di Slow Food. E Slow Food, Carlo Petrini, ha avuto questa visione molto prima, perché siamo partiti dai vini e poi io mi ero proposto appunto per seguire la parte della zootecnia degli allevamenti, che dicevo che sì, il vino era importante, però c'era un grande problema in agricoltura, specialmente nel mio campo, e quindi questa idea di costruire questa arca per salvare l'onda che ormai arrivava, questo tsunami della globalizzazione. Se non salvavamo su un'arca, che è il concetto dei presidi, poi tanto questa onda passerà, e noi cerchiamo di salvare le tradizioni, dalle razze al modo di fare un formaggio, al modo di lavorare in un certo settore. Quindi l'ho anticipato con questo. E poi il grande salto è stato Italy, perché è l'unico mercato che ha accettato le condizioni che io gli avevo posto, che era quello di avere il prezzo fisso con l'allevatore, perché non si farà mai niente in agricoltura che valga veramente per avere la qualità se non discutiamo di prezzi. E Italy è stato l'unico che ha accettato, allora quando ha aperto, di fare un contratto col prezzo fisso tutto l'anno concordato con gli allevatori. E oggi avere un prezzo fisso in agricoltura e in zootecnia è una rivoluzione non solo culturale, è anche proprio una rivoluzione economica importante, perché vuol dire che i figli, di fatto io ragazzi giovani, si fermano e possono costruire un progetto. Certo. Questo del prezzo fisso è un elemento molto innovativo. E nel preparare questo incontro ho visto che Sergio, la Granda ha un disciplinare di produzione piuttosto rigido, piuttosto articolato anche, sia sull'alimentazione degli animali ma anche sul benessere eccetera. Ecco, spiegami bene perché hai messo questi vincoli, poi magari ne tracciamo i principali sull'alimentazione. Per quale motivo? Perché ritengo che
la carne di qualità, ho cercato di fare una disanima per vedere quali erano i punti essenziali. Secondo me esiste l'alimentazione, la genetica e poi a scendere il sesso e tante altre cose che fanno la differenza nelle carni. Quindi sicuramente io partivo da una razza molto importante che era quella del mio territorio, la razza piemontese. Ogni territorio nostro ha delle razze che io ritengo importante salvare, perché vuol dire biodiversità, e la biodiversità è alla base del nostro futuro. Quindi per salvare la piemontese dovevo andare a scegliere il sistema migliore per poter avere la più alta espressione, e quindi anche lì il sesso è stato importante, perché femmine e castrato secondo me nella piemontese fanno veramente una differenza. Il gusto della carne, insisto, lo ripeto, glielo deve dare non la griglia dove cuciniamo, ma glielo devono dare le erbe profumate di prati stabili polifiti. Fieni polifiti è la parola d'ordine, è la cosa veramente importante, perché il gusto dobbiamo ritrovarlo senza condire la carne. La piemontese è famosa per essere, noi abbiamo inventato la battuta al coltello che nasce con noi proprio per valorizzare i tagli dell'anteriore. 21 giugno 96 nasce la battuta al coltello, perché è una storia proprio che nasce perché si lamentavano che tutti mangiavano solo la fettina, e noi abbiamo pulito le copertine, i tagli dell'anteriore per fare la battuta al coltello. Io quando ho provato la prima volta l'ho fatto in modo inesperto, rovinando i coltelli, e quando l'assaggiarono macellai e ristoratori e videro che era buona, mi dissero: continua a fare il veterinario perché sennò distruggi solo coltelli. Però l'idea è giusta e da qui andiamo avanti. E quindi mi prendevano in giro, che quando sentivi battere sul tagliere dentro un ristorante, se qui c'è Capaldo che rompe le scatole con la sua battuta al coltello. All'inizio era visto come una roba, perché la carne si mangiava già cruda, ma era sempre condita con tantissimo limone e poi l'aglio, ma era grigia, si condiva alle 11, 11 e mezza di mattina per averla a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, bella grigia. Noi abbiamo lanciato di usare oltretutto l'anteriore e non il posteriore. Quindi questo disciplinare lavora sulla genetica, sull'alimentazione, che sono le basi per fare una qualità. E poi sono andato avanti nel tempo, chiaramente ho messo dei vincoli importanti. La soia, perché ho detto no alla soia? Perché la soia è uno di quegli alimenti che, a parte che non era del nostro, diciamo, territorio, ma poi aveva troppe proteine che andavano in conflitto con la fisiologia stessa dell'animale. Quindi cerco sempre di rispettare molto la fisiologia di ognuno di noi, di dove nasce, di come è legato al suo territorio. Poi spesso era OGM, dato che noi non vogliamo gli OGM, perché non so valutarli sinceramente, e quindi ho preferito fare una cosa molto più tradizionale. Poi una cosa invece fondamentale è stata quella di togliere gli insilati. Nella mia carriera di buiatra ho potuto vedere che spesso i grandi problemi, ho fatto qualità del latte per 15 anni per il gruppo Parmalat per Panna Elena, e le aflatossine nascevano dagli insilati o comunque da qualcosa mal conservato di questo settore. Quindi ho potuto vedere tanti anni fa quanto fare un buon insilato, che è ottimo, ma fare un buon insilato è una parola, il tempo non lo congestiamo noi, quindi gli anni troppo secchi, gli anni troppo umidi, tante variabili. Non solo quello, poi i mezzi, oggi i primi anni che sono nate le nuove mietitrebbia con troppe benne davanti, succedeva che erano troppo scarsi i motori per schiacciare l'insilato, tutti gli errori che l'uomo si porta sempre dietro. Io ho visto che l'animale piemontese non aveva bisogno di mangiare troppo diciamo concentrato, ma era di mangiare bene. E tant'è che uno dei vanti nostri proprio sul benessere animale è quello che abbiamo vacche che arrivano a partorire anche a 18 anni. E se io tutti gli anni faccio un vitello e ho un interparto di 380 giorni, 390 giorni, io dico, beh, certo che se il mio interparto va da 350 a 390, forse il benessere è più quello che non solo misurare una finestra. Che potrò fare il geometra, se no, con tutto il rispetto per loro, però dico, il benessere lo vedo dalla tranquillità degli animali entrando in stalla, da quando loro non si spaventano, da quanto c'è armonia e pulizia, perché invece è un fatto culturale, bisogna creare un qualcosa che fa trasformare, che porta i nostri allevatori, agricoltori a essere persone culturali, essere figo fare questo lavoro, ma vuol dire studiare, impegnarsi.
non è la naturalità diventare dei selvaggi, tutt'altro, vuol dire studiare e capire che tutto parte da mamma terra, e la terra, la microbiologia del suolo è stato il nostro grande avanzamento, studio, quello di andare a creare di nuovo con dei sistemi, con dei biota microbici nel suolo, andare a ricreare quello che il territorio è, perché nessuno vuole cambiare quello che è il territorio, ma farlo ripartire, a rigenerare di nuovo, ad avere una spinta che parte dalla microbiologia del suolo e passa attraverso i foraggi, arriva al latte, alla carne e a tutti i prodotti, e parlo col nostro secondo cervello. Ecco il grande passaggio che abbiamo fatto con gli studi col CNR di Pisa. Abbiamo dimostrato che cambiano i valori nutrizionali, ma importanti, gli antiossidanti, è proprio un prodotto diverso in funzione di come abbiamo portato avanti l'agricoltura. E questo è stato il messaggio, quindi togliere gli insilati, perché anche la qualità della carne è diversa. Quando lo dicemmo 20 anni fa, anche tante università abbiamo avuto conflittualità, perché io li portavo indietro al Medioevo. Oggi fare una carne buona dice: beh, già che l'insilato non lo diamo, si dà a secco. Perché se tu andavi a valutare il siero, ad esempio, di alcune articolazioni, vai a prendere ad esempio quando stacchi dalla fossa dell'acetabolo il femore, oppure vai anche soltanto da altre articolazioni, vai a sentire la sierosità, l'insilato lo senti, ha una punta di acido, proprio il liquido sinoviale. E bisogna avere un po' di, anche tagliare il costato a metà, senti, perché c'è niente da fare. Se io mangiassi tutti i giorni sottaceti, signori, sarei un problema in casa, cioè, oltre a fare una cattiva vita, no? Oltre a fare una cattiva vita. Quindi è una filosofia, cioè non è semplicemente un prodotto, questa carne, diciamo, coordinata dalla Granda con questo capitolato, è proprio una filosofia, è un metodo di lavoro per produrre, per avere un rapporto col sociale, con l'ambiente, con l'agricoltura, quindi è una estremamente complessa. Il consumatore vi sta riconoscendo questa diversità? Beh, io ho avuto questa grande fortuna di avere Slow Food e Italy che mi hanno aiutato a poter entrare sul mercato. Poi noi ci siamo dati anche da fare noi, abbiamo sicuramente, e il consumatore, devo dire, i bambini specialmente sono secondo me quelli che più puliti da un punto di vista del gusto, di tutto, i nostri grandi sponsor, perché ti riconoscono la carne più dei grandi, e specialmente la battuta al coltello, specialmente alcuni tagli, i bambini riconoscono il gusto più dei grandi, perché non hanno dei vizi, non hanno dei difetti ancora, e allora sono quelli che riconoscono: mamma, perché hai cambiato carne, perché non mi ridai? Uno dei cavalli nostri di battaglia è stato proprio quando l'ho lanciato, e vi dico anche quando, 2004 autunno 2004, ho lanciato Giotto, il primo hamburger di razza piemontese in purezza, senza quasi grasso, meno del 7%. Sembrava nel 2004 uscire con un hamburger di piemontese. Oggi è l'hamburger più ricercato, non c'è niente dentro, il segreto la carne, punto. Basta. E non va cucinata molto, perché anzi è un difetto, perché se io non metto grassi dentro è come la carne cruda, ma se la carne che uso per fare l'hamburger non è uno scarto, ma parti buone dell'animale che vado a rifilare e fare subito, io ho un grande prodotto anche da un hamburger, come da una polpetta. Non devo sempre necessariamente fare di questi piatti un qualcosa per ingannare il consumatore, ma anzi, una società intelligente utilizza tutto e smette di andare soltanto a scegliere e sprecare. Quindi questo era un concetto. Poi sicuramente come Granda non è solo razza piemontese, questo qua è proprio, giustamente come mi dicevi, un concetto che vale per la... Io adoro la marchigiana, ad esempio, secondo me la marchigiana ha un potenziale enorme, ma la chianina, la romagnola, tutte le altre razze, è un sistema, un concetto, vale per il bovino come per altre razze animali. Noi dobbiamo veramente dare importanza che fare l'allevatore agricoltore, non puoi fare l'allevatore se non sei agricoltore, ci vuole scienza, ci vuole studio, perché le tecniche agronomiche sono fondamentali. Oggi noi siamo molto arretrati da un punto di vista tecnologico, ma non del motore davanti,
delle macchine dietro. Noi abbiamo una tecnologia che oggi potrebbe aiutarci tantissimo nel non sprecare, nella concimazione dei terreni, nel senso di fare uno strip tiro, una cover group, cioè di fare attenzione a uno, non entrare più troppo nei campi e quindi rovinare la cotica, schiacciamo troppo il terreno, vedere anche la semina sul sodo, cioè studiare queste cose qua, perché il futuro è fatto da un'agricoltura intelligente e allora cambierebbero tutti i rapporti. Noi abbiamo fatto degli studi anche sulla CO2, il microorganismo, un biota microbico nel suolo è voluto dire trattenere meno del 26, più del 26% la CO2 nel suolo. Quindi non è vero i dati che si danno, perché i dati che stanno scrivendo sul consumo di acqua, sull'inquinamento, sono dati fuorvianti, perché sono veramente generici al mille per mille. Noi dovremmo distinguere in base al tipo di conduzione, di genetica e di specifica che abbiamo dei consumi diversi. Una razza da carne sicuramente non consumerà mai come una razza da latte, quindi quei dati sono fuorvianti completamente, perché è chiaro che se io produco latte, 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 ho acqua, 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 acqua. Ma la carne fatta con i foraggi, con rotazione, anzi mi fa vivere l'ambiente, è quello che mi fa riseminare, che mi dà la biodiversità dei campi. Quindi forse c'è anche molta ignoranza in questo argomento, dove andando a vivere tutti in città o dietro una scrivania in un bel ufficio di Milano o di Roma, io probabilmente della campagna la conosco tramite Walt Disney e non tramite chi veramente vive la campagna. Chiudiamo, Sergio, e ti ringraziamo per questo, di questo tuo tempo che ci hai dedicato, con una battuta. Ci stanno guardando molti allevatori italiani, diamogli un messaggio. Mi sembra che il tuo modo di vedere le cose è positivo, quindi il futuro come sarà? Positivo, negativo, e quale consiglio gli daresti? Una pillola. Ma io sono convinto di un futuro positivo se crediamo. Uno, dobbiamo credere in un progetto, non si può andare avanti senza progetti nella vita. Poi nella vita fai l'analisi e io sono convinto che tanto noi abbiamo una grande ricchezza, che è quella della biodiversità del suolo. Usiamola bene. E come? Facendo un'agricoltura che sfrutta veramente queste biodiversità. Noi con il nostro concetto di agricoltura simbiotica è quello proprio di legare la microbiologia del suolo al prodotto nostro italiano, di qualsiasi regione, per cui quello diventa insostituibile nel mondo, perché nessuno può più farci la copia del parmigiano, perché se io lo leggo alla microbiologia del suolo, quello è solo nostro, è il famoso terroir, per cui il Barolo è Barolo, il Barbaresco è Barbaresco. E i batteri hanno una cosa bellissima, non invadono il campo degli altri, sono autolimitanti, loro sanno gestirsi più di noi. Quindi ogni territorio rimarrà sempre con la sua microbiologia, se usiamo questo sistema. Noi dobbiamo solo fare esaltare quello che c'è già, ma così avremo i formaggi, le inverdure, le carni tipiche delle varie regioni d'Italia, che sono la cosa la più importante che abbiamo. Però bisognerà parlare di prezzi, evitare che il prezzo lo faccia la grande distribuzione che ci dice il prezzo, noi lavoriamo, poi loro dicono quanto ci danno. Forse dovremmo ragionare, e poi dovremmo parlare sicuramente ai bambini, essere onesti, quindi poter dire la verità. Se sei onesto non hai paura di dire quello che fai, spiegare cos'è il cibo è un fatto molto culturale. E allora le mense, la ristorazione non sarà solo andare a cercare il cibo asettico. Noi stiamo facendo un grande errore, perché a forza di fare la bocchina pensiero, di pensare che dobbiamo sterilizzare tutto, io credo che noi abbiamo proprio impoverito il nostro organismo. Mentre invece il biota microbico legato a un'agricoltura intelligente che non spreca, che non inquina, legato a un tipo di cucina che esalta la materia prima e non fa stare il fagiolino diritto per dire che è un grande piatto, ma che invece guarda la qualità del fagiolino, ecco che abbiamo un futuro in agricoltura, in zootecnia. Ma dobbiamo essere seri e onesti e avere un progetto. Grazie. Prego. Grazie e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, Smina.